Era proprio il momento di riaprirle, perché giustamente tutti i mezzi che passano di qua hanno bisogno proprio di passare di qua. Riaperto il viadotto Puleto sulla E45, era stato sequestrato mesi fa per rischio crollo. Oggi, secondo la perizia firmata dal professor Claudio Modena, il viadotto è in sicurezza. È oggi il primo giorno, quindi va bene così. Lei faceva strada alternativa? Sì, la 1 facevamo. Che più che allungare era per fermarti, per fare le pause, che non trovavi posto. Il viadotto, che si trova lungo la superstrada E45 tra Toscana e Romagna, non rischia più il crollo. Questo emerge dalle 35 pagine della relazione del professor Modena, realizzata su richiesta del GIP Pier Giorgio Ponticelli. Nella relazione e nei suoi allegati non è però spiegato se prima della chiusura e quindi prima di questi ultimi interventi di manutenzione da parte di ANAS il viadotto fosse sicuro. Il sequestro risale al 16 gennaio scorso su disposizione dello stesso Ponticelli. Il provvedimento fu dovuto all'esito di una perizia tecnica richiesta dalla Procura. Nella relazione i consulenti parlavano di criticità estrema e di pericolo di collasso della struttura. Dopo 28 giorni il viadotto fu riaperto ai mezzi leggeri e solo durante l'estate, il 16 luglio scorso, arrivò l'ordinanza di riapertura ai mezzi fino a 30 tonnellate. Ora il viadotto torna percorribile per tutti i tipi di veicoli. Realmente è una giornata importante per l'Alta Val Tiberina e non solo, perché sappiamo che la E45 è un'arteria di lunga percorrenza. In settimana incontreremo i nuovi vertici dell'ANAS Toscana, l'ingegner Del Monaco, nuovo responsabile compartimentale, e approfondiremo tutta la situazione della ex 3bis, che continueremo a monitorare con la stessa intensità con la quale abbiamo fatto per il viadotto Puleto. Prendere delle decisioni istintive a volte invece ci vorrebbe più attenzione, più responsabilità, perché in questi mesi insomma questa decisione ha inciso fortemente sul tessuto economico e sociale nei nostri territori. C'era una perizia però che diceva che questo ponte era a rischio crollo. Beh, io mi ero permesso di dire che è vero che è una perizia sottoscritta da un ingegnere, però non tutti gli ingegneri hanno le stesse competenze, insomma, quindi magari avendo visto meglio, probabilmente già a quell'epoca una perizia un attimino più attenta. Hanno rifatto un'apertura per noi molto molto importante. Allungava di parecchio lei il percorso? Certo, di parecchio e di molto, minimo sarà di 100 e passo chilometri. Le strade siamo rovinate, le strade si sono messe tutte male, soprattutto questa ancora c'è da finire molto. Quindi l'asfalto rimane un problema della E45? Sì, sì.